Buongiorno Simone, benvenuto. Buongiorno Francesco, grazie Oggi, certo, del collegamento. beh, è un piacere per me e per quelli che ci ascoltano, averti nostro ospite ai nostri caffè. Ecco, io vorrei parlare con te oggi di un argomento molto importante che tocca molte famiglie e molte persone, che è il tema dell'amministrazione di sostegno, ovvero, per capirci, di un professionista che la legge prevede affianchi una persona che ha dei limiti nella capacità di gestione delle sue cose, appunto per aiutarlo nella gestione di queste cose. Non riguarda soltanto ovviamente la psichiatria, ma nell'ambito psichiatrico ha avuto e ha un grosso sviluppo, cioè molti dei nostri pazienti hanno un amministratore di sostegno che li affianca. Vogliamo un po' spiegare in cosa consiste questo istituto, questa figura e come si inserisce, no? All'interno, diciamo, dell'assistenza. Certo, guarda, facciamo una breve storia. Prima di questa legge, che è la legge 6 del 2004, gli istituti giuridici che tutelavano un paziente psichiatrico, no, o i pazienti psichiatrici, erano l'interdizione e l'inabilitazione. Due provvedimenti che in un qualche modo toglievano dei diritti acquisiti, diritti naturali, no, ad una persona ritenuta affetta da una patologia grave, per lo più, e che necessitava di una tutela o di una curatela. Ora, si era compreso che dopo la legge del 1978, la famosa 180, era necessario trovare un qualche strumento che fosse più di appoggio, no? Che di sottrazione di diritti, più di aiuto, no? Ad una persona e soprattutto che questo valesse, no? Un po' anche per tutti gli altri pazienti. Due scuole innanzitutto hanno studiato questo provvedimento e sono la scuola genovese con Bandini e Visentini e la scuola triestina con Paolo Cendon, i quali dopo molti anni di discussione, perché passano quasi 20 anni, insomma, prima che venga istituita questa nuova figura giuridica, hanno pensato che, soprattutto entrando la psichiatria nel Servizio Sanitario Nazionale, quindi avvicinandosi ai pazienti cosiddetti normali, i pazienti con una patologia organica fisica, avessero portato, diciamo così, anche la necessità di trovare, no, qualcosa che aiutasse sia gli uni che gli altri, perché anche i pazienti, diciamo così, tra virgolette, normali, possono andare incontro a dei periodi in cui la loro autonomia è completamente o azzerata o fortemente diminuita. Ci sono malattie, ma tutte le malattie in generale riducono, no, l'autonomia di un soggetto. E allora, per trovare un sistema legale che in un qualche modo giustificasse anche chi interveniva al posto di, immaginiamo un imprenditore, un professionista che ha grandi compiti, che può avere un ictus, un'emorragia, entra per un periodo anche breve in coma, chi prende cura, no, degli interessi, no, di questa persona. Ecco, si è pensato appunto di istituire, no, una figura che in un qualche modo per legge doveva essere temporanea, no? 10 anni al massimo e poi non poteva durare di più, che prendesse in qualche modo a carico, no, gli interessi, ma non solo questi, anche i diritti di cura, no? Di una persona, alcune scelte terapeutiche quando uno non poteva farle, in modo tale
che ci fosse una regolamentazione, non fosse lasciato così o al buon cuore, no? O anche a qualcuno che poteva anche approfittare della situazione di dipendenza creata dalla condizione di malattia. Quindi è un provvedimento che ha suscitato, io mi ricordo, molto interesse sia, diciamo così, nelle famiglie, sia nei professionisti, avvocati, eccetera, che mi avevano subito all'inizio del 2015 sollecitato, no, a Varese, quando ero a Varese, di fare un convegno proprio su questo tema per chiarire meglio, no, quali fossero le novità inerenti, no, alla legge del 2004 dell'amministrazione di sostegno e Ecco, quali erano i compiti dell'amministratore. proviamo un po' a entrare nel merito, cioè quali sono i compiti che la legge prevede possa o debba, come dire, attivare e mettere in atto un amministratore di sostegno? Anche perché questo credo che aiuti un po' a capire qual è l'aiuto, perché in realtà, come dire, mi sembra di aver capito da quello che tu dici che l'idea, diciamo, che sta dietro all'amministrazione di sostegno è, mettendo una persona ufficialmente riconosciuta come aiuto, è ben diverso dall'affidarsi ai parenti o a situazioni di questo genere che potevano essere anche onestamente in nocumento da tutti i punti di vista personale ed economico della persona che era stata dichiarata inabile momentaneamente o in maniera permanente. Quindi voglio dire, è una ragione etica che ci sta dietro. Però vediamo un attimo quali sono i compiti più importanti che l'amministratore di sostegno deve, nell'ambito per esempio di un malato psichiatrico, mettere in atto. Allora, i compiti sono molto ampi, vanno da quello della gestione, diciamo così, quotidiana del denaro, no? Fino, diciamo così, a interessi molto più ampi che riguardano la vendita di immobili piuttosto che la gestione, diciamo così, di un patrimonio e così via. Ma intervengono anche nell'ambito della scelta della salute. Ci potrebbe essere un paziente, no, che rifiuta una, diciamo così, un trattamento sanitario, magari anche medico. Ci sono alcuni pazienti psichiatrici che rifiutano, no, un intervento sanitario, magari anche urgente. In quel caso la funzione dell'amministratore di sostegno è quella di dare anche, no, al medico, al sanitario, all'ospedale, no, una forma giuridica di tutela nei confronti del paziente e fare la scelta perché questo possa intervenire. E quindi qui c'è da dire anche una cosa abbastanza importante. La legge dice che anche e soprattutto il paziente può scegliere direttamente la persona, qualora ovviamente in grado e non ci siano delle controindicazioni, no? Potrebbero succedere anche litigi familiari, per cui a quel punto è meglio scegliere una terza persona da parte del giudice tutelare. Ma non è necessario che ci sia una sequenza, no, come accade nell'interdizione e riabilitazione, dove c'è il pubblico ministero che interviene, il giudice che fa interrogatorio, la perizia e così via. Il giudice tutelare ha ampia scelta, no, sul modo di intervenire e sui compiti anche da dare. Quando ho fatto delle perizie riguardo all'amministrazione di sostegno, perché all'inizio il giudice tutelare non si fidava, non sapeva bene, no, come muoversi. E io davo delle indicazioni molto precise in base alla visita che io facevo a questa persona che richiedeva, o erano i familiari che richiedevano, la persona era sempre consenziente, no?
quali erano le libertà che si potevano lasciare di iniziativa alla persona ed altre invece in cui era assolutamente necessario che intervenisse una persona terza perché la persona non aveva quell'autonomia tale da poter decidere che cosa scegliere in base alla tutela dei propri interessi, no? Ecco, Questo un po'. ascolta, io volevo provare un attimo però a spiegare qual è l'interazione positiva, perché lasciamo Sì. perdere gli aspetti negativi che possono anche sfociare nel penale, voglio dire, non mi sembrano Certo. importanti in questo momento, ma qual è l'aspetto positivo della collaborazione con un bravo amministratore di sostegno ed un servizio di psichiatria? Cioè, dov'è il punto dove, diventa terapeutica la sua figura? Allora, la sua figura diventa terapeutica nella misura in cui c'è una collaborazione utile e sincera, no? Tra il servizio di psichiatria e la persona indicata dal giudice, in modo tale da definire alcune scelte da un punto di vista economico oppure di vita del soggetto, in modo tale che questo possa condurre, no? Una vita, diciamo così, tra virgolette, normale. Quindi l'intervento della persona, che può scegliere per lui, perché se interviene un medico, no? Questo evidentemente è al di fuori del suo compito, potrebbe essere altamente condannabile, in fondo, anche dal punto di vista etico. Oltre che poi eventualmente dal punto di vista penale. Però io credo che ci sia un altro punto importante perché diventa utile, che è quello di creare una sorta di mini gruppo, no? Dove ci sono delle distribuzioni di compiti, dove gli aspetti terapeutici vengono presi in carico dai sanitari, delle varie figure. No, che la sanità ormai ha individuato e dall'altro che ci sia anche una persona che faccia un po', come dire, un po' padre di famiglia, la mamma di famiglia, una sorta di famiglia che non riesce, no, a intervenire o a scegliere perché ci sono dei grandi conflitti, no, all'interno dei familiari del paziente, ma che con una figura terza, no, possono in un qualche modo trovare un aggiustamento. I primi, io ricordo molto bene che i primi ad essere così solleciti nel far intervenire un amministratore di sostegno sono state le famiglie dei ragazzi o delle persone down, no? C'è stato proprio da parte dell'associazione dei familiari, no? Interesse molto forte, no? Per questa nuova iniziativa legislativa e dall'inizio i giudici chiedevano anche una certificazione. Poi via via, come dire, si è rodata la legge e il giudice tutelare ha preso sempre più iniziative in autonomia a fronte, no, di una situazione oggettivamente. Non direi psichiatrica, sì, ha delle implicazioni psichiatriche, ma senz'altro è una patologia genetica, tutte le complicazioni che questo comporta, quindi anche profondamente di carattere somatico, e hanno ad un certo punto deciso in autonomia, no, se dare o meno, ma insomma la scelta anche sui limiti e i compiti, no, dell'amministratore. Hanno preso, diciamo così, a gestire le situazioni da sole, insomma. Più. A me sembra che ci siano due aspetti che tu hai sottolineato che sono importanti. Uno è il tema del dopo di noi, che è un tema Certo, esatto. estremamente alto e Sì. estremamente etico, direi, no? Sì. Che vale per la preoccupazione che i familiari di una persona con una grave disabilità, anche solo psichica, ma comunque certificata e tendente al cronico, hanno nei confronti del loro familiare. Cosa succederà quando non ci siamo più?
La seconda è, secondo me, collegata con il fatto che l'amministrazione di sostegno mette in evidenza, in maniera estremamente chiara, che la vita non è soltanto fatta di psicofarmaci, ricoveri, positivi e cure, ma è fatta anche di tutta una serie di altre cose pratiche che Sì. comunque incidono sulla qualità di vita del paziente e possono incidere sulla qualità di vita, sulla l'espressività del suo disturbo, perché essere abbandonati nelle cose pratiche della vita può essere una causa di aggravamento, diciamo, della patologia. Non trovi che questi due aspetti, il dopo di noi e l'aiuto nelle cose pratiche, siano, come dire, la sintesi della ragione profonda dell'esistenza dell'amministratore di sostegno? Ma senz'altro, guarda, la legge dopo di noi, o comunque questa preoccupazione, io l'ho toccata con mano in maniera veramente drammatica in molte situazioni, dove un legame affettivo molto forte, no? Da parte dei genitori, una sorta di responsabilizzazione molto importante, a fronte anche di non voler dare, diciamo così, un peso ad altri fratelli, no? O altri figli che avevano in un qualche modo vissuto, convissuto con una tragedia, perché alcuni casi gravi sono delle tragedie familiari, insomma, no? Noi non ci rendiamo conto, ma sono dei vissuti vita quotidiani che stravolgono, no? La qualità della vita. L'introduzione di questo elemento, che è la qualità della vita, che non è proprio così lontano nel tempo, insomma, no? Sono qualche decina d'anni che si parla di questo, ma credo che sia un elemento importantissimo, no? E quindi anche quello di poter sapere, di affidare a qualcuno, no? Che ne ha i compiti in maniera giuridica certa, è un po' di sollievo. E crea un po' un'apertura come di una finestra, no? Per una situazione che spesso è sentita come soffocante, no? Dai familiari. L'altro aspetto, no? Che dicevi è quello del migliorare indubbiamente il modo di poter vivere del soggetto. Noi invochiamo tanto il modello biopsicosociale, però poi bisogna avere anche gli strumenti perché questo si possa realizzare. È verissimo perché il modello biopsicosociale descrive, no, com'è la condizione di un paziente, com'è la condizione, no, che riguarda molte dimensioni, no, quella biologica, quella psicologica e quella sociale. Ma chi ha autorizzazione, no, per prendere delle decisioni riguardo a, no, degli aspetti della qualità della vita. Ci sono persone nella Varese che avevano anche un certo patrimonio alle spalle, però diventava complicato, no, trovare la via per fare in modo che potesse utilizzare questo patrimonio senza incorrere, diciamo, in iniziative assolutamente illegali. Quindi io ho trovato assolutamente una legge con una valenza sociale enorme, no? Forse sottovalutata per certi versi, perché se ne parla sì, ma non ha avuto quel clamore, no? Che Come forse altre meritava, iniziative, come che forse meritava. Ecco, che forse meritava, secondo io me, credo, perché concludendo, Simone, che mettere in evidenza, come abbiamo fatto oggi, anche l'importanza delle cose pratiche nella vita, sì, certo. come dire, in una dimensione di prendersi cura in maniera globale di una persona in difficoltà, sia molto importante. E io credo che quindi sottolineare come la figura dell'amministratore di sostegno, che ha questo compito, e al di là diciamo, delle notizie che a volte compaiono sui giornali, no? Di truffe e così via, in realtà stiamo parlando di moltissimi funzionari e moltissimi professionisti che fanno in maniera splendida il loro lavoro, io vorrei sottolinearlo 15 Certo. volte, perché la realtà è questa. Ecco, credo che però sia importante
ricordarci che la vita, come dicevo prima, è fatta di tante cose, non soltanto di cure psichiatriche o di psicoterapie, ma è fatta anche del Certo. resto della vita e che a volte un aiuto anche in questi aspetti può essere molto terapeutico, cioè perché diventa un intervento allargato, che è l'unico molto probabilmente, che consente al paziente grave, di stare realmente bene, perché certi aspetti pratici che a noi ci sembrano, come dire, banali, possono diventare per una persona che sta male estremamente complessi o spesso impossibili da gestire, ma la vita è fatta anche di queste cose. Pagare un Certo. affitto, pagare il telefono, amministrare la propria pensione, sono cose importanti che alla lunga possono anche influenzare in maniera molto negativa l'evoluzione processuale di un disturbo. Sei d'accordo? Senz'altro, perché in fondo si potrebbe dire che la mancanza della possibilità di svolgere queste cose molto semplici, ma che fanno rimanere la persona in contatto anche con gli altri, il telefono, l'affitto e così via, possono indurre questa, una sorta di autodenigrazione, no? Di spegnimento delle speranze che portano ad una depressione che non è depressione, se vogliamo dire in senso classico, no? In senso patologico, ma è una via, no? Una via finale in cui di fronte all'impossibilità di svolgere, no? Dei compiti anche semplici, come spesso può succedere, insomma, se non hanno un supporto, no, da parte di qualcuno, portare effettivamente una persona con una patologia a vivere non solo male, ma malissimo, no? O addirittura non avere una possibilità di vivere. Sono totalmente d'accordo con te. Concludendo, io dico che quando parliamo di prendersi cura, dobbiamo pensare che il prendersi cura è spesso una cosa estremamente complessa, non è soltanto il rapporto terapeuta, medico, Certo. operatore e paziente, ma è qualcosa che riguarda la vita in generale. E più la patologia è grave, più questo aspetto del prendersi cura in termini globali è molto importante. Quindi io credo che sia stato molto utile parlare di questo argomento oggi. Ti ringrazio. Grazie a te. Alla prossima! Alla prossima.